Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa nuova puntata in un salotto un po' speciale. Oggi è di pomeriggio, siamo al 12 ottobre alle ore 4, come avete visto, 16 di pomeriggio, e ho l'onore e il piacere di ospitare oggi un carissimo amico. Ciao Isaia, Ciao, benvenuto. grazie. Ciao, ciao, ciao. L'onore è anche il mio, eh? Veramente. Immagino Sì. perché adesso scoprirete bene chi è Isaia e perché, cosa ci fa qui con noi oggi. Isaia, diciamo, l'abbiamo conosciuto non moltissimo tempo fa, perlomeno un tempo sul pianeta Terra. Poi sicuramente ci conosciamo, Precisiamo. precisiamolo, perché sicuramente ci siamo conosciuti molto, molte, molte volte e molto tempo fa. Già dalle prime, come dire, prime parole scambiate, ma senza andare sulla parola. Era proprio la frequenza che partiva e che arrivava. Effettivamente Isaia è stato subito, come dire, riconosciuto come un fratello d'anima, assolutamente. E quindi è doppio piacere per oggi, per me, veramente. Quindi grazie Isaia. È vero, la Allora, stessa cosa è carissimo. successa a me, con voi. Bello. Mi ricordo le tue prime parole, che sono quali sono Sì. state. Bello, bello, veramente, grazie. Allora, caro Isaia, cosa ci raccontiamo oggi? Io vorrei, avrei piacere, insomma, se questo per te può andare bene. Intanto, raccontaci un pochettino chi sei, cosa fai, cosa ti piace fare nella vita. Wow, cosa mi piace fare nella vita? Mi piace vivere la vita. Questa è la cosa più importante. Tra l'altro mi piace anche spegnere il telefono, ecco, che fa parte della vita. No, è molto importante invece questa cosa qua, perché secondo me spesso perdiamo di vista quello che poi è la semplicità della vita stessa, no? Quindi noi siamo qui per vivere, io lo dico sempre, non per sopravvivere. E quindi poi finiamo per arroccarci in lavori o situazioni sperando che ci danno una svolta. In realtà la svolta siamo noi, no? È la nostra vita stessa. Quindi diciamo che non è molto semplice spiegare quello che faccio, ok? E io voglio che sia così in realtà, ok? Perché se io dicessi sono un avvocato, tu sai perfettamente cosa faccio, no? Però sapevo benissimo che prima di essere un avvocato, non sono un avvocato, eh? Sono un essere umano e l'essere umano fa diverse cose. Allora, la mia grande scoperta, che diciamo che sto consapevolizzando ancora adesso, ok? È che in realtà l'amore, il lavoro, l'attività, la salute è un tutt'uno. Quindi quello che faccio, cerco di fare in modo che queste cose siano in simbiosi. Quindi principalmente noi di cos'è che abbiamo bisogno? Di relazioni di pace, di amore, di rispetto, ok? Di denaro e di tempo libero, che sono le risorse che ci servono per vivere nella materia, e poi della salute. Di cosa mi occupo io? Diciamo di queste tre cose. Diciamo che hai trovato veramente, non lo so, la chiave di volta proprio per realizzarti. E secondo me sì, perché poi è basato sulla mia esperienza, no? E quindi quando io poi parlo di queste cose attraverso i miei video, la gente capisce che effettivamente è così e che non puoi trascurare queste cose, una delle cose, no? Ma che in realtà è un tutt'uno. Noi viviamo in una società molto frammentata, no? Settoriale. C'è il Certo. lavoro, poi c'è la famiglia, no? La salute è un'altra cosa ancora. Io invece ho proprio imparato che, per esempio, i soldi si fanno quando tu ami te stesso e ami gli altri. Per Fantastico. Questo lo esempio, spieghiamo bene, perché questo secondo me molti si chiederanno: ma com'è possibile? sì. Questo lo spieghiamo bene, me lo segno. Sì. Oppure come la salute è correlata all'amore e al denaro. Perché se io non ho il denaro, che esperienze di salute posso vivere se io non posso uscire di casa, se non mi posso muovere, se non posso appunto comprare un prodotto come BioVital, ok, poi dopo chiaramente ne parleremo, che migliora la salute attraverso l'acqua, capisci? Quindi è tutto connesso. Questa è una cosa che io non ho mai trovato in giro.
in Italia perlomeno non ho mai sentito nessuno parlare di questa cosa qua, di queste cose, e quindi ho dovuto creare un mio progetto che desse questa cosa a me e fosse al servizio degli altri, che finalmente trovano in un unico progetto tutto quello di cui hanno bisogno. Bellissimo, quindi praticamente per, come dire, per inciso, tu sei andato a recuperare, a trasformare, a fare tue delle conoscenze che in realtà ci vengono tramandate anche da antichi lignaggi, cioè il fatto che amare se stessi nella misura in cui io amo gli altri e viceversa, prendermi cura della macchina che mi permette di fare questa esperienza terrena con l'alimentazione, le relazioni, il denaro e la salute, realizza il La progetto felicità, uomo. la felicità. La felicità che è l'obiettivo ultimo dell'uomo, Esatto, tu dell'essere sai umano. benissimo che tutti stanno cercando la felicità, no? Sì. Sai benissimo che è l'eterna ricerca. Chi siamo? Perché siamo qua? Cosa facciamo? Io penso di averlo trovato. Ma veramente lo Meraviglioso. dico con estrema umiltà e lo dico anche con estrema sicurezza, perché lo vivo. Io lo sento come sono felice durante la giornata quando ho tutte queste cose a posto. E quindi mi dico, non c'è più nulla da cercare, sai cosa c'è? Da vivere a questo punto, no? La ricerca è finita. Adesso inizia una nuova era, secondo me, per l'umanità, che è vivere finalmente sta vita. No? Insomma, adesso siamo anche nell'era delle informazioni, quindi le informazioni sono ormai tantissime. Bisogna metterle un po' insieme e adesso andare. Wow, bellissimo Isaia, ma ascolta, chi ti cerca, ti trova, vede che Isaia è un ricercatore, un alchimista e un networker. Ora, queste sono, è come se fosse un triangolo perfetto, dove i punti sono equidistanti dal centro e dove tutte e tre le aree, ricerca, trasmutazione, quindi alchimia, Certo. e networking, Sì. quindi anche la condivisione come lavoro, come obiettivo Sì. di ricchezza. Come riesci cioè, come, fammi capire, cioè, perché sei ricercatore, perché sei alchimista, come lo fai e perché sei un networker? Non potrei essere un networker senza essere un alchimista. Non potrei essere un alchimista senza essere un ricercatore. Quindi sono Certo. estremamente connesse tra di loro. Ma ti dico che questa bio, questo titolo che mi sono autodato, che in realtà poi non esiste a livello, come dire, non è riconosciuto, no? Sì, certo, Come ovviamente. Meglio così. titolo, Meglio così. meglio così. Sì. Questa cosa l'ho scritta pochi mesi fa. Perché io stesso no, ancora non ho ben capito, non avevo ancora ben capito, lo sto capendo adesso, no? Chi sono? E attenzione, perché ho detto una cosa molto importante, perché io a volte faccio una domanda alle persone, magari quando faccio una consulenza, e dico, ascoltami, ma dimmi una cosa, ma tu chi sei? Panico. Non ti dicono il nome e cognome? No, perché io già le conosco, la persona, quindi sanno che la Ok. domanda è più profonda, no? Oltre. Oltre. Allora, se tu non vuoi avere questo tipo di problema, molto semplice. Chi sei? Sono un avvocato. Tu sei un avvocato e ti sei tolto ogni problema, però ti sei anche tolto tante opportunità. Certo. Quindi, in realtà, quello che ho scritto, adesso ti faccio riflettere. Probabilmente l'hai anche già capito tu, Stefano, che sei molto sveglio. Quelle tre cose che ho scritto, in realtà, siamo tutti noi. Cosa vuol dire ricercatore, secondo te? Ricercatore è ovviamente cercare, non fermarsi mai a quello che credo di sapere, Bravo. ma andare sempre più in profondità, cioè Esatto. vedere cosa mi propone la vita e dove la vita, anzi, cosa la vita vuole da me. Bravissimo, ok. Lo siamo un po' tutti quelli che vogliono fare io quello che chiamo il viaggio dell'anima. Bene. Perfetto.
Alchimista? Che cos'è l'alchimista? Chi è l'alchimista? Qui andiamo un po' più, mi stai interrogando. Allora, secondo me, per quello che ne so io, l'alchimista è quello che trasmuta, che trasforma, quello Perfetto. che, no, utilizza la natura anche per Ok, io in trasformare le questo cose. caso parlo di una trasmutazione del proprio essere, Bene. quindi del proprio campo di energia. Ok? Chi sta facendo un viaggio dell'anima, e tanto chi guarda questo video, generalmente 9 su 10 sono anime in viaggio, io le chiamo, no? Che vogliono appunto ricercare, capire come poter essere felici finalmente su questa terra, no? Quindi l'alchimista è semplicemente un essere, un individuo che trasforma le sue disgrazie, che all'inizio erano sfortune, disastri, fallimenti, in invece una vita felice. Quindi io trasformo le mie emozioni negative, le trasmuto in emozioni positive. Io trasmuto la mia vita economica di mancanza in una vita economica di abbondanza. È un trasmutare tutto ciò che non ci piace di noi stessi e di quello che viviamo, invece in qualcosa che ci piace di noi stessi e che è quello che appunto vogliamo vivere. E anche questo tutti lo stiamo facendo. Chi più, chi meno, chi in modo più consapevole, chi in modo poco consapevole, però più o meno tutti stiamo facendo questa cosa qua. Networker, beh, intanto perché la mia fonte di reddito attualmente arriva proprio dal mondo del network, ok? Che adesso non andiamo a spiegare perché poi. Certo. Quindi io collaboro con una società da quasi 10 anni, insomma, 9 anni, sì, quasi 10 anni. Loro hanno un approccio basato sul network per la vendita dei loro servizi. Però in realtà il networker, chi è in realtà? Lo siamo tutti. Il networker, per come lo intendo io, è colui che scopre un qualcosa, lo ama, gli piace e lo condivide, cioè ne parla con gli altri. Certo, Quindi il ok. networker è colui, magari puoi inventare un altro termine, perché network vuol dire lavorare in rete, no? Ok? Quindi in realtà è colui che condivide le informazioni con gli altri su cosa ha capito di se stesso, su cosa sta vivendo, su come appunto guadagna soldi, insomma, tutto ciò che lo fa star bene lo condivide. Quindi questa è la figura per me del networker, ok? Quindi ad oggi io faccio questo. Poi dentro la scatolina del networker ci puoi mettere tante cose. Chiaro. Cosa condivido? Tutto. Certo. Beh, bello Isaia, veramente bello e complimenti anche perché ti sei dato questo obiettivo, che è quello di essere, come dire, faro per chi ovviamente vibra, risuona con te e per regalare, perché alla fine è una condivisione gratuita che tu fai, l'essere te stesso. Dare agli altri le stesse opportunità o comunque le stesse risorse che tu hai trovato essere funzionanti, Bravo, e questo è esatto. meraviglioso, veramente meraviglioso. È proprio questo qua. Ascolta, Isaia, ma questo incontro l'abbiamo chiamato l'amore dell'acqua. Quindi la parola amore per te abbiamo capito che è il punto principale su cui ruota tutta la tua vita, chi sei, che abbiamo capito, insomma, cosa intendevi per amore e per la felicità. L'acqua, essendo un elemento principale, organico, e non che fa parte del nostro organismo, in realtà noi siamo acqua, fondamentalmente da un punto di vista della materia, quando intendo siamo, intendo S minuscola, perché poi con la S maiuscola siamo altro. Però abbiamo questo corpo che abbiamo preso in prestito per fare questa esperienza, che guarda caso è fatto per il 99% di molecole d'acqua. E se noi siamo amore, evidentemente l'acqua che è contenuta nel nostro organismo trasmette amore, si informatizza con l'amore. Ecco, ci puoi raccontare, perché adesso voglio far capire agli altri perché sei anche qui, tu hai detto inizialmente. Condividi dei progetti che ti hanno fatto stare bene, che hai trovato etici, trasparenti e hai fiducia in questi progetti, li stai condividendo. Uno di questi è BioVital Progetto Italia, chiaramente, perché sei qui con noi.
Ora, prima di arrivare a perché, diciamo, sei in Biovita Progetto Italia, ma l'acqua, secondo te, come viene vista dal nostro organismo e come potrebbe essere utilizzata dal nostro organismo come mezzo di trasformazione? Allora, questa è una domanda bellissima, a cui io ti darò una risposta, diciamo, abbastanza istintiva. Questo diciamo voglio. Che è un po' come faccio io quando do le mie, tra virgolette, perle di saggezza, ma in realtà è perché ho la fortuna, tra virgolette, di riuscire un po' a canalizzare certe informazioni, ok? Quindi io, tutti noi siamo dei canali, no? Quindi c'è un qualcosa di meraviglioso che vuole portare un messaggio sulla Terra e si serve di noi. Ok? Bellissimo, certo. Ora, il discorso dell'acqua è un po' come il discorso dell'oro. Io ho a che fare con l'oro, no? Per esempio, che non avevo mai considerato nella mia vita, grazie a questa azienda che me l'ha fatto prendere coscienza, no? Poi da lì, chiaramente, io ho fatto tutte le mie ricerche, ho consapevolizzato le mie cose. Lo stesso vale per l'acqua. Siete stati voi ad aver me, Isaia Munao, fatto capire l'importanza dell'acqua. A questo punto a me partono tutti i neuroni, mi partono tutti i collegamenti, capito? È come una presa di coscienza. Certo. Partendo sempre dal punto, dal fatto che noi siamo amore e che il nostro compito è trasmetterlo, allora mi viene da pensare, siccome l'acqua è un elemento che fluisce ed è un elemento in movimento, appunto, mi viene quasi da pensare che l'acqua possa essere uno dei più importanti trasmettitori di un'informazione. Wow. Perché noi beviamo acqua. Cosa vuol dire che noi beviamo acqua? Vuol dire che noi non che l'acqua che noi abbiamo attualmente, anche se ho sentito dire che c'è chi non mangia, chi non beve da tantissimi anni, quindi evidentemente ha sempre la stessa acqua in corpo. Io sono, non voglio entrare perché non conosco. Parliamo di noi in questo momento. Certo. Ok. A questo punto l'acqua, essendo un canale in movimento dall'esterno verso l'interno, che poi è come il cibo, no? Però tutti abbiamo gusti differenti rispetto al cibo, ma l'acqua la beviamo tutti. Tutti, questo è fuori dubbio. Tutti, esatto. Poi ho sentito in Polonia bevono solamente non so cosa, ma comunque penso che ogni liquido, qui mi correggerai tu, ogni liquido ha la base comunque all'acqua, giusto? Cioè, assolutamente. Esatto. Assolutamente. Questo dovrebbe far riflettere, ovviamente, quindi tutti siamo accomunati, come per il denaro, che tutti usiamo l'energia denaro, tutti usiamo l'energia acqua. Perché usiamo l'energia acqua? Evidentemente il nostro organismo sa della sua importanza. A questo punto a cosa è importante? Beh, noi siamo qui per essere felici, siamo qui per essere più sani, più in pace con noi stessi. A questo punto, evidentemente, è evidente questo, l'acqua è un trasmettitore di informazioni. Non può essere un'altra cosa, non può essere per, come dire, tenere bagnato il corpo, perché sennò poi come una pianta si affloscia. No, non è solamente questo. È proprio per una trasmissione. Quindi, cosa vuol dire una trasmissione? La trasmissione è un passaggio di informazioni da me a te. Questo avviene anche verbalmente, no? Sì. L'informazione ha la capacità di creare conoscenza. Adesso parliamo in termine positivo. Trasmettere una conoscenza, quindi una consapevolezza, ma anche di guarire. Se io ti dico ti amo, questa è una vibrazione che tu recepisci e quella è una guarigione. Ecco perché è importante amarsi, le affermazioni sono importanti perché sono una vibrazione.
A questo punto l'ingresso dell'acqua nel mio organismo va a trasmettere un'informazione che io decido che deve essere ovviamente, perché nell'universo c'è il libero arbitrio. Quindi sono io che decido cosa deve entrare, come deve entrare. Con BioVital, attraverso il progetto, il vostro progetto, quindi l'idea di Simone, c'è l'idea di un'acqua viva, no? Quindi di un'acqua appunto strutturata, quindi di un'acqua che per forza di cose vuole avere uno scopo, una missione, che è quella del benessere. Benessere cosa vuol dire? Guarigione. Emotivo, mentale, soprattutto fisico, perché chiaramente l'acqua è una sostanza materiale, no? Quindi tu la puoi toccare, ok? Certo. Però che sia una guarigione fisica, che sia una guarigione mentale, emotiva, ha sempre una componente in comune: l'amore. Cioè, questa è la parola chiave. Questa è la parola chiave. Tu non puoi trattare la materia. Vedi come ti dicevo prima, è tutto connesso, no? Io non posso trattare la materia solamente come materia, è materia, chi se ne frega, boh. Invece lo spirito lo tratto, ah, lo spirito, attenzione alle parole, e tutto è amore. No, non può essere così, perché noi siamo un tutt'uno. Quindi anche la materia ha bisogno di questa informazione dell'amore. Allora, a quel punto l'acqua diventa uno strumento materiale per il nostro corpo, per il nostro organismo. L'amore, potremmo dire che l'amore, che secondo me è questa energia che tu non puoi toccare, no? Ma è l'energia che governa tutto l'universo, e anche se tu non ne vuoi sentire parlare, prima o poi lei arriva e ti dà una grande. E quando si presenta, ti pieghi per forza. Sì. Lo senti? Ti puoi opporre all'amore Sì. e soffri. La sofferenza è: io mi sto opponendo all'amore, la sofferenza è solamente quello. Mi lascio andare all'amore, sono nella via giusta. A questo punto mi viene da dire, se tu, se ti piace, se sei d'accordo, che l'amore sta utilizzando questo strumento che è l'acqua per guarire il nostro corpo, il nostro corpo biologico. Meraviglioso. E tu sai molto meglio di me che se il mio corpo è in salute, io spiritualmente sto meglio, mentalmente ed emotivamente. E Perché? come? Perché è un tutt'uno. Non posso curare solamente lo spirito e non il corpo. È una È così. macchina. Con gli ingranaggi, noi siamo una macchina complessa, no? Quindi abbiamo tante cose che insieme formano questa meravigliosa struttura, questo individuo, no? E quindi il corpo, come dici tu, giustamente, essendo fatto il 90% di acqua, cavoli, abbiamo bisogno che sia in Amore. amore, che sia in salute. Per essere in salute ha bisogno di amore. E allora io l'amore lo posso trasferire attraverso l'acqua, dal momento che l'acqua è la componente principale, e direi che ho fatto centro. Cioè sfrutto l'acqua per amare il mio corpo, potremmo dire. Isaia, guarda, di questo, intanto grazie perché hai fatto veramente una bellissima presentazione anche di come l'acqua può essere vista da un alchimista, perché quando Sì. tu parli di trasmutazione, trasformazione, di qualcosa che io accetto e accolgo dentro di me, non, è vero che tutti hanno un gusto ed è vero che tutti percepiscono un sapore diverso e sull'acqua siamo sicuri che perlomeno quasi tutti siamo d'accordo che l'acqua deve avere uno ed un solo sapore, ma in realtà quell'acqua, e qui ci sono tanti studi, tante evidenze scientifiche, tra l'altro Masaru Emoto fu uno dei più eclatanti Esatto. ricercatori che ha mostrato come l'acqua possa portare informazione. Quando tu, in questa tua bellissima presentazione, in questa tua
Spiegazione, hai detto che l'acqua che entra nel nostro corpo si trasforma in ciò che noi siamo, in ciò, in quello che noi in quel momento stiamo vibrando, in ciò che stiamo vibrando. È proprio così, ma non è soltanto l'acqua in sé, è l'acqua contenuta nel cibo, quindi la frutta, la verdura, certo. Tutti gli alimenti che contengono acqua, e ne contengono tutti acqua, ok? Chi più, chi meno. Quest'acqua, come hai detto tu, e hai azzeccato perfettamente il messaggio di questo elemento, che come dicevamo l'altra volta anche al telefono, e su questo siamo d'accordo, secondo me e anche secondo te, l'acqua non è neanche di questo pianeta, ma diciamo perché ha delle caratteristiche talmente ancora sconosciute e così wow. Straordinarie che è qualcosa che secondo me ci hanno regalato per far sì che ci sia la vita sul pianeta Terra. Quindi quell'acqua che si informatizza e assume quella struttura più o meno regolare a seconda di come noi vibriamo. E questo è meraviglioso. Quindi, come dici tu, l'amore che portiamo dentro riesce a trasmutare tutto ciò con cui noi entriamo in contatto e le persone che abbiamo anche di fronte. Sì. E avere poi la possibilità, tu giustamente l'hai detto, di avere un qualcosa, un dispositivo che poi ti aiuta a trasformare prima di ingerire l'acqua. Bravo. Sì. A casa, penso che sia, sia molto molto bello. Sì. E, a questo proposito ti volevo chiedere, tu ora stai bevendo acqua strutturata da un po' di settimane, sì. Perché non è tantissimo appunto che ci conosciamo, ma insomma hai avuto l'opportunità di assaggiarla da un'amica in comune, ti ha colpito quell'acqua. Sì. Che cosa ti ha colpito di quell'acqua quando l'hai assaggiata la prima volta? Allora, dell'acqua, il fatto che era leggera, perché io arrivavo dall'acqua, un'acqua in bottiglia molto buona, proprio buonissima, che non si trova nei negozi normali. E quindi nonostante quell'acqua che io bevevo a livello di gusto, sto parlando, sì. Molto molto leggera, eccetera, nonostante ciò, quindi ero abituato a quella, quando sono andato da lei e intanto ho visto il dispositivo e subito mi ha affascinato, quando ho bevuto l'acqua ho sentito questa, ho detto, cavolo, ma questa acqua di rubinetto? Cioè, io in 40 anni un'acqua di rubinetto così non l'ho mai bevuta. Se non magari, non lo so, in altissimo, in montagna, no? Capito? Montagna. In posti particolari, però già dove sono io, che io comunque sto ai piedi delle montagne, non era così, no? Quindi mi aveva colpito la neutralità, la neutralità di quest'acqua, cioè bevibilissima, ecco. Mi aveva molto colpito questo, cioè mi aveva colpito che usciva dal rubinetto quell'acqua. Sì, esatto, sì. Infatti il nostro Biovita l'acqua fa proprio questo, prende l'acqua dell'acquedotto, l'acqua che ci arriva a casa e la trasforma in acqua strutturata. E questa acqua strutturata la senti, non è intanto un raccontare, perché sì, ti posso spiegare che è fatta da microcluster, da minerali ionizzati, ma sono parole, ok? Perché poi la mente lavora, passa per la razionalità, quindi ti devo spiegare delle cose, ma al sentirle, che è la verità, percepirle certe cose, mi fa molto piacere che anche tu, come tutti quelli che hanno assaggiato questo tipo di acqua, hai sentito la compatibilità che c'era con il tuo organismo. Sì, l'ha riconosciuta il tuo organismo quest'acqua. Sì, sì, sì. Poi potrei raccontarti il seguito della mia esperienza. Devi raccontarci il seguito. Certo, siamo qui. Se vuoi. Come tu sai, io poi l'ho montato, il Biovitale l'ho montato a casa mia, e certo. Confrontandolo con l'acqua di rubinetto io non sentivo nessuna differenza, no? Al gusto. E ho detto, bah, che strano, eppure io a casa di Federica quella sensazione me la ricordo ancora, no? Dico, cavolo, questo prodotto mi risolverebbe tutti i problemi, perché poi tu sai benissimo che all'inizio parti dai problemi, no? Poi dopo vai su le infinite possibilità, no? Chiaro. Però giustamente all'inizio è l'acqua in bottiglia che te la devi portare. Io già stavo pensando al depuratore, perché cioè, nonostante comunque sono un ragazzo di 40 anni, comunque però già mi stava annoiando l'idea di prendere sto peso dal supermercato e portarlo a casa, ok? Deve esserci una soluzione.
E comunque, io all'inizio non sentivo questa differenza. Io all'inizio ho fatto fatica. Ok? Voglio veramente dirti quello perché poi ti dico invece adesso, no? Siamo qui per questo, Isaia. Dici tutto. Non è che ho fatto fatica a berla, fatto fatica a capire perché avrei dovuto accettare questo dispositivo, no? Perché io arrivavo da quell'acqua molto leggera al palato e non sentendo una differenza dal rubinetto all'acqua uscita dal BioVital, non capivo perché dovevo utilizzarlo. Cioè, datemi una motivazione. Allora, a quel punto io ti ho mandato un messaggio, tu semplicemente, giustamente, non puoi sapere la mia storia, non puoi sapere cosa io so, e quindi mi hai dato una serie di informazioni che tu potresti scrivere un libro su tutte le cose che sai. E Grazie. lì ho accettato, ok? Cioè il mio essere ha accolto le informazioni che tu stavi dicendo. Ho detto, va bene, mi metto nell'umiltà e dire, oh, è lui quello che ne sa, io non ne so. Io vado a memoria della bella sensazione che ho sentito la prima volta e quindi voglio darmi la possibilità di conoscerlo questo prodotto. E secondo me è giusto che sia così. Poi soprattutto io sono fatto così. Io sono un po' un diesel, ho bisogno di... Però io quando poi le cose le comprendo, le faccio mie, sono mie per tutta la vita. Sei un ricercatore, Isaia. I ricercatori fanno questo. Ah, ok. Fanno questo. Quindi non faccio mordi e fuggi, non sono di cose facili, no, la devo ponderare, però io quando mi arriva che poi la pondero, non me la togli più. Allora, beh, intanto oggi ti dico, me la godo quest'acqua da bere. Cioè, anche prima, cioè prima ti giuro, dovevi esserci, ho bevuto il bicchieretto, che buona. Ma io questo che buona non l'ho mai detto per l'oca che bevo in bottiglia. Vedi? Allora, il che è buona, a cos'è che lo sto dicendo? A qualcosa che va oltre, come dicevi tu, la chimica dell'acqua. Cioè, per forza, secondo me lo sto dicendo, tutto un contesto. Perché non si spiega. Allora, ti racconto solo delle piccole testimonianze, dei piccoli aneddoti. Certo. I primi giorni vado in montagna con mio padre e gli ho preparato una bottiglietta da 500 ml. La cosa particolare è che iniziamo a camminare, ma una passeggiatina tranquilla, ogni 2 minuti lui si faceva il sorsetto. Io che lo guardavo con la coda dell'occhio, percepivo che gli piaceva proprio. Se la beveva di gusto, hai capito? Ma io fra l'altro non so Cercato. neanche se sapeva che era quella del BioVital, perché erano proprio i primi giorni. Ma poi mio padre non ci pensa a queste cose, no? E quella è la cosa che l'ho vissuta e l'ho accantonata, l'ho messa lì. Un giorno è capitato anche a me questo. Ero qua dove sono adesso, avevo questo e cominciavo a sorseggiare. Io solitamente lo faccio quando dentro ho un integratore che essendo molto dolce, te lo bevi, no? Ma con l'acqua io non lo faccio. Faccio fatica a bere l'acqua, anche quella in bottiglia buona. Ho cominciato e mi sono osservato e ho detto: ma ti rendi conto di quanto te ne stai bevendo? Allora lì il mio organismo mi stava dicendo: quest'acqua mi piace. Esattamente. Quest'acqua mi piace. Comunque, io arrivavo da dei dolori alla schiena. Forti. Mi avevano detto ci vorranno anni per curare questo tuo problema, no? Attraverso dei movimenti di ginnastica, eccetera. Perché a me non mi devi dire ci vorranno anni. Hanno trovato la persona sbagliata, però. Anni. Cosa? No. Io, mio padre, io questo lo dico sempre. Dice, io non so se sei una persona intelligente. Un giorno mi disse questa cosa. Io non so se sei una persona intelligente, ma un sognatore come lui io non l'ho mai conosciuto.
più bel complimento che ti poteva fare. Sì, ha fatto capire tutto, no? Sì. E io ho detto no. Allora ho cominciato a dire io sto bene. Io sto bene. E ho cominciato a muovere il corpo come se non avessi il problema, no? Ma in realtà, però sopra qua avevo sempre una bella fitta. Una mattina mi sveglio ed era forse passata una settimana che bevevo l'acqua col Bevitale, dico, non c'ho più niente. Ora, non voglio portare una testimonianza certificata, perché è impossibile. Beh, certo, certo. Quindi, come dire, mettiamo insieme, io per esempio insegno come usare la legge dell'attrazione, no? Perché l'ho fatta mia, la utilizzo continuamente e funziona. Quindi il fatto che tu pensi, per esempio, voglio che mi accada quella cosa e poi quella cosa accade, tu non hai una prova scientifica. Correlazione. Non c'è, no? Però, quindi, devi fare 2+2 ogni tanto nella vita, no? Devi fidarti un po' di quello che stai vivendo. Quindi questa è stata una cosa. E l'altra cosa, vabbè, ah sì, un'altra cosa interessante, anche qua sicuramente è anche un po' per il periodo che sto vivendo, molto, diciamo, eccitante, perché sto per uscire con un bel progetto, eccetera, e qua fa capire veramente come è sempre un insieme di cose, Stefano, cioè non può essere, cioè tu non puoi avere uno stile di vita del cavolo, col Biovital mi salvo. No. Certo. Ok, io dico sempre, tu sei il software, hai i bei pensieri, ma poi hai bisogno anche dell'hardware. Cioè, deve essere un tutt'uno di cose. Però, un'altra cosa che mi sto accorgendo è che ho più energia. E qua ti volevo. E guarda che io ho sempre vissuto con energia bassa, eh. A parte quando ci sono dei giorni particolari, che devo fare qualcosa di bello, allora mi carico, eccetera. Io poi sono anche molto emotivo, e quindi ho bisogno di una carica emotiva per attivarmi anche fisicamente, ok? Però in linea generale sto notando che ho più energia e che la notte faccio anche a volte fatica a dormire, ok? Quindi perché ho euforia, ho proprio energia da distribuire, ok? Sarà un caso anche questo? Non lo sappiamo. Chi lo sa? Comunque, fatto sta, io poi sono anche molto semplice nelle cose. A me, oggi, bere quest'acqua mi piace. E per me è la cosa più importante. Allora, quando è che è successo? Ah, sono andato a questo weekend a Bologna, ho fatto un weekend, e quindi fuori casa. Sì. E quindi ho bevuto altra acqua. Non ho avuto nessun tipo particolare sensazione, eccetera, ma la sensazione l'ho avuta quando sono tornato, che ho bevuto l'acqua del Biovitale, ho detto, ah, che buona, ma sì, proprio di gusto. E quindi lì ho capito, cioè il mio organismo si sta rieducando, perché secondo me non puoi rieducarlo da un giorno alla notte. È proprio così. È quello proprio che così. Dicevo prima, il nostro essere deve darsi fiducia nelle cose che sente siano giuste. Io dico, certo, Stefano ne sa più di me per quanto riguarda l'acqua. Quindi io non posso dire lui sta dicendo cazzate, si può dire? Sì, sì. Assolutamente. Quindi dico, io ne so meno di lui sull'acqua. Quindi se ho provato quella sensazione quando l'ho bevuta alla mia amica, voglio dar fiducia. Secondo me questa fiducia mi sta proprio ripagando, perché ti dico una cosa, è incredibile come all'inizio io sentivo il gusto dell'acqua da rubinetto. Sì. Adesso non lo sento più. E poi la stessa acqua. Stessa acqua. Allora oggi mi sono detto, ma magari il mio Bivital si è ambientato a casa mia, a livello energetico. Non lo so. Ma oggi è buona.
probabilmente il mio organismo si è come disintossicato forse un po' da un certo tipo di acqua e adesso la riconosce. Quindi ti dico questa cosa, magari tu me la confermi o no. Il gusto probabilmente è legato a un discorso energetico. Cioè non legato ai cinque sensi, ma un fattore energetico. Cioè il mio organismo dice questa acqua ha una giusta vibrazione per te e quindi ti sembra buona, capisci? Però e qua siamo oltre, questa è tanta roba. E questa è tanta roba, Isaia, anche perché è questo il modo in cui la nostra mente dialoga con le nostre sensazioni. Cioè noi utilizziamo il cervello per spiegarci razionalmente delle cose che il nostro corpo percepisce immediatamente. Cioè fra la realtà e quello che percepiamo c'è l'idea. L'idea è manipolatrice, spesso l'idea è, certo, come dire, è al comando, no? Invece di essere un buon servitore, tu hai capito e lo fai, utilizzi la mente come, diciamo, servitore di ciò che tu senti. Sì. Ma quando l'acqua, che è la cosa di cui il nostro corpo ne ha più bisogno, tu non hai idea di quante persone che io conosco, che ho seguito e che seguo, che sono disidratate e non lo sanno. Perché l'organismo, il corpo umano, è una macchina che è programmata alla sopravvivenza. Come la nostra mente deve pensare per sopravvivere, no? Il nostro corpo deve arrangiarsi con, certo, quello che ha per sopravvivere. Quindi quando tu bevi acqua in bottiglia, l'hai bevuta per molto tempo e il tuo corpo estraeva l'estraibile da quell'acqua per poter utilizzarla. Certo. Ora che hai il 100% della disponibilità dell'acqua, perché l'acqua strutturata è un'acqua risorgente e quindi il tuo corpo è connesso alla natura ed è immediato il link. Poi ci si mette in mezzo la mente che ti diceva no, ma l'acqua in bottiglia però è più pura. Adesso la butto là per tutte le casistiche che io sento qua tutti i giorni, no? L'acqua in bottiglia è migliore, è più pulita, è più controllata. Cioè nulla di più falso. Il tuo corpo l'ha immediatamente capito la prima volta che l'acqua ha vibrato con te, il giorno in cui l'hai conosciuta. Sì. E quella fiducia che tu hai detto essere molto importante è quella che comanda le nostre azioni. Cioè tu finalmente, dopo un po' di tempo di training che ti è servito, ci sono persone che ci mettono mesi a fare questa cosa, in questo training tu hai riconosciuto quell'acqua come l'unica fonte, diciamo, di idratazione che è. E te l'ha detto la schiena, te l'ha fatto vedere tuo papà che inconsciamente beveva. Sì. Quindi sono tutti messaggi che chiaramente la certezza, come dici tu, non ce l'abbiamo al 100% perché le correlazioni sono tante, ma insomma è evidente che abbiamo inserito una variabile e da lì è successo qualcosa, no? Sì. Quindi un minimo, insomma. Certo. L'altra cosa è che io avevo l'acqua che bevevo io, c'era una persona che mi diceva: Isaia, non mi dare l'acqua che tu in bottiglia perché ogni 2 minuti vado in bagno. Adesso se verrà a casa mia farà proprio, cioè, morirà di sete. E quindi io avevo un paragone con un'acqua che faceva molto andare in bagno a fare la pipì. Questa è peggio. Ecco. Anzi, è meglio. C'è una roba allucinante. Eh sì. E quindi io ti dico, io faccio conferenze online ormai da 10 anni, vabbè, insomma, tanti anni. Non mi ricordo, no, 10 anni no. Però 6 o 7 anni penso di sì. Non ho mai interrotto una mia conferenza per andare in bagno, ma mai. Io poi le mie conferenze durano a volte anche 3 o 4 ore. Accidenti. Sì. L'altra volta stavo facendo la Zoom con il mio gruppo e ho detto: ragazzi, scusate, devo andare in bagno. Mai successo. E quindi adesso, prima di fare una live così, devo stare attento. Aspettare. Sennò bisogna fare sempre una pausa, va bene, si fa una pausa, buonanotte. Però questo è un altro dato. L'ultima cosa che ti riporto, questa non so se è stata, non so, ho messo 2 vasetti, 2 barattoli di vetro, uno l'ho riempito con l'acqua del BioVital, l'altra con l'acqua del rubinetto del bagno, e
E quella del BioVitale aveva tutte le bollicine. Cioè, nel senso, li ho messi lì, erano uguali. Ho detto, beh, vediamo tra qualche giorno. In realtà poi la sera ho visto che quella del BioVitale aveva tutte le bollicine, invece l'altra zero. E questa hai fatto una bellissima sperimentazione. La consigliamo spesso questa cosa visiva, perché in realtà l'acqua di BioVital mette a disposizione un'ossigenazione migliore. L'ossigeno è sempre lo stesso, ma è come se venisse attivato. Infatti, se tu metti l'acqua di BioVital in una bottiglia, vedi le bollicine, vedi proprio la dinamicità dell'acqua, la vitalità. E quello è un altro, come dire, carattere dell'acqua strutturata. L'acqua risorgente fa la stessa cosa. Se tu in montagna riempi un bicchiere e una bottiglia, vedi le bollicine, ma non perché c'è idrogeno, è perché l'ossigeno è attivo e Certo. quindi si separa dall'acqua. Questo è molto molto interessante, insomma, un po' di sperimentazione. Non so se tu hai animali a casa. Non sono proprio miei. Vengono intanto a trovarmi dei gatti. Beh, lì se vuoi ti puoi divertire a far mettere due ciotoline identiche con acque separate e vedi dove il gatto va. Allora, io l'ho fatto. E la cosa che ho notato, io poi loro non riesco a vederli quando vanno a bere. Però la cosa che ho notato, poi non so se erano, comunque sono due ciotole uguali di metallo. Una riempio ormai sempre col BioVital, l'altra lo faccio proprio apposta, no? Però quella che riempio col BioVital dopo 2 o 3 giorni, 4 giorni, è più limpida l'acqua rispetto all'altra. Adesso anche lì sono tutti indizi, no? Certo, piano piano unisci i puntini. Esatto. Bene, bene, bene. Isaia, è un bel po' che parliamo, insomma, è passato velocissimamente il tempo e ti volevo ringraziare perché è stata una condivisione molto profonda. In parte ci ha anche, come dire, ci ha fatto capire anche chi sei. A me in primo luogo è servito moltissimo perché ti conosco meglio Certo. e avevo perfettamente ragione su chi tu fossi e insomma a quello che fai. Sono ancora più contento di conoscerti. Ecco, Anche quindi io. ti ringrazio davvero per la condivisione delle bellissime parole che ci hai raccontato. Ascolta, io l'hai già accennato poco fa, tu stai lavorando a un grosso progetto che Sì. da un anno mi sembra di aver capito Sono molti iniziato. più anni. Da un anno lo Molti hanno più anni. annunciato. Da un anno ho Ah, annunciato, ecco. diciamo, in larga scala che sarebbe apparso e poi uscito e quindi a disposizione di tutti, però io sono anni e anni che ci lavoro. Wow. Se ti va, se ci vuoi dire di cosa si tratta o le tempistiche di quando potrà essere disponibile? Allora, sì, allora, beh, il progetto è quello che ho accennato prima. Prima diciamo che ho fatto un excursus molto generico, ma in realtà poi è questo. Quindi il nome è Global Revolution, quindi rivoluzione globale, che per globale si intende il tuo globale essere, poi chiaramente poi una globalità a livello di proprio di globale di massa. E semplicemente all'interno di Global Revolution c'è tutta la mia esperienza, ciò che mi ha reso felice, che tutti gli strumenti, le informazioni, i prodotti, ok? Che io sto utilizzando nella mia vita saranno a disposizione dell'utente che in un unico progetto, in un'unica piattaforma, trova tutto dentro. Accidenti, che Ok? bello. Quindi l'utente attraverso un unico sito può accedere al BioVital, può accedere all'alimento. Io sto chiaramente selezionando ciò che io sto utilizzando, quindi dall'alimentazione piuttosto che l'acqua, piuttosto che il digiuno, magari attraverso la Federica. Poi c'è la piattaforma di business che io utilizzo, come utilizzare la geoattrazione. Insomma, tutto ciò che veramente può comprendere un individuo, dall'A alla Z. Perché ad oggi non esiste un sito, un progetto, un'azienda che si occupa dell'essere umano nella sua totalità. Non esiste. Non c'è. E Bellissimo. siccome non c'era, allora l'ho creato io. Perché se c'era già, io mi sarei affidato tranquillamente, quindi chiaramente tu poi Global Revolution non è una piattaforma dove l'utente arriva lì, vede le cose, se le compra e
e se ne torna a casa. Attenzione, il Global Revolution è un progetto di comunità, cioè è una community di utenti che stanno evolvendo insieme, fanno delle esperienze insieme, crescono insieme e poi utilizzano i prodotti e servizi che chiaramente io metto a disposizione. Quindi è proprio un movimento, cioè è una community attiva, attenzione. Quindi l'obiettivo è quello di creare un nuovo mondo. Perché a questo punto, in questo contenitore di Global Revolution, noi possiamo mettere dentro tutto quello che vogliamo. Tutto. Dalle case ecologiche, piuttosto che... Però ci tengo a precisare una cosa. Bello, Isaia, questo progetto. Wow! Senti, ma allora la mia azienda la vuoi mettere dentro? Chiaro. Ecco, e qui viene il punto chiave. Se siamo in sintonia a livello di anima, sì. Se no, tu puoi avere il prodotto migliore del mondo, per me no. Perché io prima credo nell'anima, nell'individuo, e poi in quello che l'individuo mi sta proponendo. Perché dico questo? E qui mi aggancio a voi, se c'è un attimo, 2 minuti di tempo. Ti sei un attimo... Ok. Certo, certo. Io il BioVital è stato tutta una trasmissione di informazione a livello legato a noi persone. Cioè a me Federica non mi ha detto perché l'acqua... Sì, me l'ha spiegato anche quello, ma la prima cosa che metto, siccome mi conosce, questo prodotto è fatto da anime come noi, anime evolute. Campanellino. Bisogna secondo me iniziare a ragionare in questo modo qua. Sapere chi è che crea questi prodotti. Perché ti dico questo, Stefano? Voi adesso avete creato questo prodotto. Sai già che tra 3 anni, 5 anni, ci saranno 10 aziende che vi avranno copiato. Ci sei? Sì. E diranno, e le spareranno grosse. A quel punto, io Isaia, magari mi contatteranno dicendo guarda che il mio prodotto costa di meno, perché stai con BioVital? E io dirò una cosa, perché io non scelgo il prodotto, io scelgo le persone. Allora, è vero, magari tu adesso hai creato un prodotto che magari costa anche di meno, ma Stefano... E Simone, io so che loro sono delle anime che adesso hanno creato il BioVital, poi so che adesso tu mi metto che hai anche altre cose, ma io so che con loro, sai cosa possiamo fare? Crescere. Crescere. Non è il prodotto, è il progetto. L'evoluzione, come dici L'evoluzione tu, no? Che ha BioVital, che a me interessa. È quello che a me interessa, l'evoluzione che ha BioVital. Perché adesso è questo prodotto meraviglioso, ma magari poi ci saranno altri prodotti satellite, inerenti, c'era anche un miglioramento, che ne so io. Certo. Ma questo ci sarà perché Stefano e Simone stanno facendo un'evoluzione. Quindi a me che arriva lo speculatore di turno, che ha preso il prodotto, l'ha smontato, ha visto come è fatto e lo ha riprodotto per venderlo, a me non me ne frega niente di quello lì, perché quello l'ha fatto solo per soldi. E qui concludo dicendo che in futuro le aziende che rimarranno in vita e creeranno un nuovo mondo saranno aziende che faranno le cose con amore. Con amore e per amore. E qui concludo. Bene, bene, Isaia, grazie. Grazie veramente di cuore per quello che fai, per quello che sei, per come lo racconti, perché arriva sicuramente, quindi... Indubbiamente il tuo ruolo di relatore è meraviglioso, quindi grazie. Grazie. E a questo punto va bene, noi è quasi un'ora che stiamo parlando, sì. Ci possiamo salutare, però prima di chiudere volevo dire un paio di cose. La prima cosa è come facciamo a metterci in contatto con te, cioè adesso... per poter comunicare con te, hai un sito? Allora, c'è il mio sito internet, che in realtà l'ho creato in modo molto veloce per fare delle consulenze, perché la gente mi chiedeva tanti aiuti in privato, allora ho organizzato le consulenze.
Lì però non c'è un'email, ma comunque mi potete contattare dal mio Facebook. Quindi il perfetto. mio Ok, è Facebook, una la pagina pagina Facebook. chiaramente quella la pagina mi piace, mi potete mandare un messaggio in privato lì. Poi da novembre sicuramente sarà anche pubblica una mia email, anche poi attraverso Global Revolution, eccetera. Perfetto. Quindi su Quindi Facebook schiamo Isaia Munao e ti troviamo, giusto? sì, Ci ci sei tu. sono i due profili, uno dell'aggiungi amico, ma quello no perché è il mio profilo privato, l'altro quello con i like, quello la pagina dei La follower, pagina. Perfetto. diciamo, la pagina. Esatto. Benissimo, carissimo Isaia, grazie, grazie di essere stato con noi e per noi, sicuramente qui nei salotti di BioVita Progetti Italia. Sono convinto, sento che questa collaborazione è soltanto veramente embrionale, ma possiamo fare tante belle cose insieme e quando dico Sì. Certo. insieme c'è proprio lo scambio animico fra queste nostre bellissime realtà. E io intanto saluto tutti, ricordo che ora riprenderemo perché abbiamo fatto una pausa estiva un po' lunga perché abbiamo messo in piedi un po' di cose, tra le altre cose, tra queste anche l'e-commerce nuovo di BioVital Progetti Italia che potete trovare su www.biovital-italia.com e nel link che metteremo in descrizione a questo video troverete anche appunto il link diretto per entrare nella nostra community. Grazie di cuore, a questo punto ci salutiamo e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a te Stefano, veramente di cuore, a te, a BioVitale e a tutti, veramente grazie. A prestissimo. Grazie Isaia, buon lavoro. Ciao Grazie caro. anche a te e anche a Ciao voi. ciao. Ciao ciao.